Le donne del Muro Alto è un percorso di inclusione sociale e lavorativa attraverso il teatro. Quindi si realizzano all'interno delle carceri dei laboratori teatrali che poi portano alla produzione di veri e propri spettacoli sia per la popolazione detenuta che per la società civile. Lo spettacolo di oggi è proprio la prova, la testimonianza di questo percorso che continua dal carcere anche all'esterno, perché le attrici in scena sono attrici con cui ho lavorato prima quando erano detenute a Rebibbia. Il teatro l'ho conosciuto in carcere, e continuo a farlo anche fuori. Una settimana dopo che ero in libertà già stavo alle prove del teatro. Faccio parte della compagnia dal 2018, ho iniziato anch'io in carcere con questo progetto. Il periodo più complicato per chi ha vissuto un'esperienza detentiva è proprio il post-detenzione, il ritorno nella società civile, come la società civile accoglie queste donne. E quindi è un percorso di accompagnamento al ritorno all'esterno. All'esterno continua il lavoro di formazione attoriale e di produzione di spettacoli, che poi all'esterno è diventato anche un percorso di formazione dello spettatore e di corsi di educazione alla legalità. Un altro giorno è finito. Nessuno ancora ha convalidato il mio arresto. Sono diventata invisibile. Eppure continuo ad agitarmi questo sentimento che io chiamo passione di giustizia. Quello che mi ha sempre dato la voglia di continuare è la grande energia delle mie attrici, la grande voglia di riscatto, il grande bisogno di dire, la voglia di raccontarsi protette dalla storia di grandi autori che noi solitamente portiamo in scena e riscriviamo. E questo forte desiderio che mi fa ritrovare proprio la radice del teatro, la necessità. Non a caso il nome dell'associazione che sostiene questo progetto è proprio Peranà. Anche per necessità, questo bisogno che ci dà l'opportunità di trasformare quelli che apparentemente sono le nostre fragilità nei nostri punti di forza, ma anche l'opportunità che ho attraverso il carcere di guardare dentro me stessa, di osservarmi meglio. Questo progetto per me durante il periodo di detenzione è stato una libertà di mente, libertà di espressione. E un evadere, detta da un'ex detenuta, è simpatica la cosa, sicuramente dalle quattro mura del carcere. Dopo il carcere è diventata una scelta di vita anche. Chi realizza delle attività all'interno del carcere ha una recidiva sicuramente minore rispetto a chi non fa attività. In Italia la recidiva è del 70%, per chi fa delle attività è del 20%, per chi fa teatro è del 6%, per le donne del Muro Alto ad oggi è dello 0%. Fare teatro all'interno delle carceri è sicuramente un'opportunità per sentirsi liberi, per poter far sentire la propria voce oltre le mura detentive, incontrare la società civile, fare un percorso di ascolto su se stessi e sull'altro. Ma io negli ultimi anni mi ritrovo sempre di più a pensare che i progetti che nascono all'interno delle carceri, il teatro, che nasce all'interno degli istituti penitenziari, più che al dentro fa bene al fuori, fa bene alla nostra società, perché lì possiamo realizzare un tipo di teatro che non ha paura della verità, che non ha paura del giudizio, perché le donne con cui lavoro sono già state giudicate e quindi hanno un coraggio enorme nel mettersi in discussione e nel porsi delle domande che sempre di più fuori manca. Oggi mi chiedo, nasce dalla realtà oppure dal sogno?